le fusioni in campo europeo, soprattutto quelle bancarie, sono abbastanza difficili e complicate. In più poi, ripeto, questo aumento dello spread impatta molto negativamente sugli attivi di Unicredit e non è un caso che al rialzo avuto nei mesi da adesso i primi di maggio, fine aprile, c'è stato un netto crollo, perché se vediamo i prezzi erano a 13 a 13 euro soltanto il 17 aprile, oggi stanno già 10. Io tenterei un timido long o in area nei precedenti minimi, quindi in area 9,6, ma meglio lo farei in area 8,5, la vedo più verso gli 8,5 che verso un rialzo, un rimbalzo repentino. Non vedo molte dinamiche rialziste in questo momento.